Accompagnato dal presidente della mostra Ultremare, Donatella Chiodo, e da Angelo De Negri, leader di Projecta, la società organizzatrice, il sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, ha visitato i padiglioni della Bossa Mediterranea del Turismo, l'evento che, giunto alla sua ventesima edizione, si è confermato come uno degli appuntamenti più importanti per tutto il mondo dei professionisti del settore. Nel corso della sua visita, il sindaco ha incontrato tour operators, rappresentanti di compagnie aeree, con i quali è stato fatto il punto sullo sviluppo di rotte transoceaniche in vista della prossima stagione estiva, di compagnie di navigazione e croceristiche, di enti del turismo internazionale, in particolare i protagonisti dei nuovi mercati, a cominciare da quelli asiatici. Con gli oltre 20.000 visitatori professionali che hanno affollato i suoi padiglioni nei tre giorni della manifestazione, la fiera ha ospitato infatti 450 espositori, tra i quali tutte le grandi firme del turismo, oltre a diversi importanti workshop tematici con centinaia di buyers internazionali e nazionali. Sta andando molto forte quest'anno la borsa del turismo, nuovi. Eh... Tour operator da tutto il mondo, blogger che stanno facendo servizi sulla città di Napoli. Napoli è la città d'Italia che negli ultimi tre anni maggiormente è cresciuta in termini turistici. Siamo ritornati in vetta a livello internazionale, ma non ci accontentiamo per nulla perché dobbiamo volare ancora più in alto, far diventare la capitale del Mediterraneo Napoli sempre di più, con servizi efficienti, una buona sinergia tra pubblico e privato. Io sono veramente orgoglioso di quello che i nostri imprenditori del settore stanno facendo per portare Napoli nel mondo e per far arrivare tanti turisti a Napoli. Napoli si sta riscattando soprattutto attraverso la cultura e il turismo, con tantissime energie diffuse nella città e questo è un motivo per noi di grande orgoglio, tantissimi giovani, tantissime start-up, tantissimi imprenditori, tantissimi operatori culturali. Questo sta producendo anche economia, lavoro e quindi la strada è giusta. De Magistris si è soffermato allo stand allestito dal Comune di Napoli, nello spazio della città metropolitana, che ha presentato alla BMT la rete dei siti UNESCO con un apposito convegno tenutosi nella giornata di venerdì 18. Ed ha colto l'occasione per ribadire il suo sì al referendum contro le trivelazioni del prossimo 17 aprile, ma soprattutto per incontrare e per invitare a Palazzo San Giacomo i rappresentanti di Pepul, l'associazione al fianco dei cittadini portatori di handicap presente alla borsa per promuovere un servizio di turismo accessibile, allo scopo di abbattere gli ostacoli non solo di ordine architettonico ma soprattutto di tipo culturale che ancora esistono nei confronti dei disabili.